Franchini. Ottica Franchini, occhiali con le lenti progressive fotocromatiche a partire da 259 euro. Occhiali da vista, con le lenti antiriflesso a partire da 99 euro. Occhiali da sole, a partire da 69,90 euro. Occhiali con lenti Blue stop per tutti i dispositivi digitali, da 129 euro. Ottica Franchini, il tuo ottico di fiducia. Ma chi sei? Sei Bianca. Bianca, banca Tema. Tema significa terre trusche di Valdichiano e di Maremma. Perché vedi, in questa terra ci sono le nostre radici. Le BCC sono banche di comunità. Vuol dire che per noi le persone sono importanti. La nostra banca è banca cooperativa da più di 100 anni. Infatti è una banca attenta e vicina alla gente comune, come noi. ritrovati con Fattore D, la nostra trasmissione che racconta storie eh, di donne, storie appunto dal Fattore D. Siamo in compagnia ed è davvero un piacere del direttore di Confesercenti, Valeria Alvisi. Ecco, iniziamo sul direttore o direttrice? Ma io non, non sono affezionata <ride> al tema, nel senso che mi non firmo io. il direttore. No, devo dire che mi firmo il direttore. Eh. Eh, nella, cioè, se scrivo una lettera mi firmo il direttore, però eh. se mi si chiama direttrice va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Insomma, sì il tuo non essere affezionato, ci diamo del tu Valeria, sì, ci conosciamo un po' da troppo tempo per essere troppo formali eh, non essere affezionato al tema mi piace molto anche perché effettivamente anche secondo me non è su questo che le donne come dire scaleranno la classifica no. del farsi chiamare con un termine o con l'altro questo per introdurre appunto un po' il tema delle nostre trasmissioni ovvero il fattore di e in questo caso nell'essere direttore di un'associazione di categoria eh, ecco, sì, che tipo eh, di, 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 così, di arrivo è stato per, per Ferrecenti è stata del tutto una novità perché appunto eh. il direttore storico è sempre stato un uomo, un uomo quindi era una notevole novità e per me è stata una bella conferma nel senso che comunque io ho studiato eh, e ho iniziato a lavorare in confesercenti subito dopo la fine dell'università, per cui insomma, è stato un percorso lungo, da, è durato quasi vent'anni prima di diventare direttore. E ho fatto tante cose all'interno dell'associazione. È una realtà a cui tengo moltissimo, quindi ecco, è stato un po' un coronamento di un impegno che c'è stato per tanto tempo e che continua ora <ride> in maniera forte, perché poi quando si acquisisce più responsabilità ci si sente anche più, come dire, artefici e responsabili di quello che va bene o di quello che va meno bene, per cui insomma è, è, è complicato sentirsi... Ecco, sulle spalle insomma tante cose soprattutto in un, in un momento come quello che è Storico. stato finora no? nel senso che al di là delle difficoltà del commercio storiche di questo periodo ma insomma c'è stato tutto il periodo del covid, c'è stato il post pandemia insomma la rivoluzione nei consumi, insomma è un periodo complicato però insomma poi appunto il fattore D non fa rendere, <ride> non, non fa come dire, c'è cioè quella, quella grinta, legge, eh, sì, eh, quella, esatto. quella voglia di, di farcela e di dimostrare comunque che ci si può fare. Poi... Allora, non diamo per scontato che chi ci ascolta conosca, la Confesercenti è il sindacato che sì, difende sì, no? la, le, le istanze, i piccoli commercianti. Ad Arezzo, insomma, ovviamente è una bellissima uh, realtà, fa tante cose, eh, non sì. solo questo, insomma, no? Anche... Sì, no, no, ma infatti c'è cioè la difficoltà, ma anche proprio la sfida e il piacere poi nel farcela. È proprio quello no? che hai comunque una squadra di persone, siamo tante persone con tante professionalità diverse, perché appunto è un sindacato di categoria, rappresenta eh, la piccola e media impresa, soprattutto del commercio, del turismo e dei servizi, ma ormai come tutte le associazioni siamo anche molto trasversali, trasversali per cui certo. ci si rivolge un'associazione per tanti motivi e spesso anche aziende di altri settori. E, mh, però appunto si fa formazione, si fa credito, si fa servizi fiscali, gestione del personale e sì, appunto è un lavoro quotidiano mh, in, che impegna su tanti fronti, poi chiaramente… Non è che li faccio, li seguo tutti io direttamente, ci sono tante mie colleghe e colleghi. Ecco, che... questa sfumatura mi fa sorgere una domanda: un difetto di noi donne, mi ci metto anch'io, è quello di fare un po' fatica a delegare. Almeno Brava. per quanto mi riguarda, sì, è sì. un tratto che purtroppo mi riconosco, faccio mea colpa, succede anche. Sì, sì. ecco, sì. Faccio... Eh... e tanto più. Arrivando al ruolo di direttore dopo aver fatto veramente eh, tutto il percorso, eh, no? gavetta, per cui dai, ho fatto, eh. esatto, cioè, <ride> no. e ti giuro è stato, c'è chi me lo diceva anche, guarda ora smetti di andare a portare i volantini, <ride> cioè, smetti di fare Hai il un altro porta ruolo. a porta perché bisogna che tu faccia un'altra cosa. E però ho fatto fatica ecco, a, a pensarmi come dire, di dover lasciare certi compiti, certe cose che comunque, eh, anche se più operative, più, più, eh, pratiche, più pratiche, però eh. mi, mi piacevano, mi davano anche soddisfazione. Quindi insomma era, è sempre stato un lavoro che ho fatto volentieri. Il delegarlo a qualcun altro ecco un po' di fatica. Ecco, Però, tu sei arrivata ad essere direttore donna ma anche giovane, cioè non hai insomma... Io sono eh, del 76, eh, quindi, quindi sei sì. arrivata ad un ruolo apicale, in questo caso in un'associazione di categoria, in un'età comunque sì. giovane. Dai, io mm, sono due del anni 75. e mezzo fa, sì, sì. Esatto. <ride> diciamo siamo siamo giovani, chiamiamoci giovani per quello che sì. insomma se ne può pensare. E quindi essere diretti immagino avrai una squadra di, di lavoro importante, abbiamo detto le tante cose che Confesercenti segue, da una donna e per di più, comunque in un'età ancora eh, insomma, un pochino più giovane, sì, sì. ecco. Allora io ho la fortuna di avere tanti colleghi comunque della mia età coetanei, mh, ci sono anche persone più grandi ma non sono la maggioranza e sono o più piccoli o più giovani insomma o, o coetanei eh, diciamo il grosso e mh, quindi questo un pochino ha aiutato poi certo ci sono anche le persone più grandi ma sono tutte persone che Però non hai trovato difficoltà. no non ho trovato difficoltà in e questo. dal tuo punto di vista voi gestite siete a contatto con tante aziende anche a conduzione femminile no? sì. ecco la donna nel lavoro secondo te ha raggiunto Insomma, quello che tutti speriamo che raggiunga, ci sono ancora dei passi da fare, Ma culturali allora, oppure anche più, proprio, più pratici? Allora, diciamo che per quello che riguarda le nostre imprese, nel mondo del commercio, dei servizi e del turismo, è un settore a forte caratterizzazione femminile e tante sono le aziende femminili, quindi... Chiaramente lì ci sono imprese eh, guidate, gestite da donne che quindi, bene o male, fanno della loro attività eh, quello che, che ritengono meglio insomma, per raggiungere i risultati. Ehm, diciamo che loro hanno una difficoltà, scontano la difficoltà come autonome di non avere tutta quell'assistenza, eh, quelle possibilità insomma, eh. e le tutele di una lavoratrice dipendente. Quindi capita che il figlio nasca sotto il banco, eh, cresca, so, na, cresca, non nasca. nasca volta, no, ma insomma, nasca eh, no, vicino, no, no. Sotto, sotto il, il bancone, come io spesso me li sono tenuti sotto la eh, scrivania sì, del sì, telegiornale. Sì. Capita, insomma. Sì, sì. Eh. Capita, e, e non tutte sono fortunate, appunto, da poter avere magari una rete familiare, appunto. Ecco, che, questo per dire, Valeria, resistisce. secondo te c'è un welfare in Italia che. Eh, Sugli autonomi è scarsi, cioè è allora, molto. Eh, ridotto e molto scarso e, e, e molto migliorabile. Ecco. Eh, questo noi l'abbiamo sempre detto anche a livello nazionale, cioè la tutela delle imprenditrici donne è eh, necessaria e va eh, rafforzata tutta quella parte di welfare appunto ma che è mh, su tutti i fronti eh? cioè dal punto di vista è una banalità no? un negozio chiude alle 8 l'asilo chiude alle 4 esatto, questa è una banalità esatto. però insomma di fatto alle esatto. 4 qualcuno deve andare a prendere così come non è prevista nessuna forma di eh, aiuto eh, lo prevedeva una vecchia legge che poi non è mai finanziata quindi rimane un po' carta eh, ferma il, mh, che prevedeva la possibilità di figure che vadano a sostituire per esempio a no? affiancare o comunque ad aiutare eh, l'imprenditrice nel periodo della maternità perché comunque la maternità per una lavoratrice eh. è un, un diritto sacrosanto certo. eh, per un'autonoma per una lavoratrice autonoma no in realtà eh sì, Esatto, non è... hai, mh, cioè, o ti inventi te una sostituzione o trovi qualcuno in grado di poter stare Insieme a te o comunque di sostituirti in parte. Però non, non c'è nessuna forma di ecco, incentivo, aiuto anche economico in questo senso. Eh, Sono previsti alcuni mesi di maternità, sì. Perché paga ecco, l'Impsia, però insomma appunto, poca appunto, cosa autonoma e che comunque fa perno, no? sulla, in questo eh, caso certo. sulla donna, che immagino poi sì, vada sì. a dirigere la propria attività, al di là che ci sia o no questo tipo di, 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 di aiuto, comunque perdi sotto un profilo anche lavorativo, perché se, eh, se appunto, ti assenti eh, dal certo. lavoro è chiaro che poi la tua attività ne... No, no ma il tema maternità sul fronte delle, auto, delle imprenditrici è un tema molto delicato. insomma. Eh, insomma, non... Bisogna fare dei passi in avanti ancora. Moltissimi, eh. moltissimi, e forse varrebbe la pena anche eh, che a livello statale, che sia il governo, che, insomma, eh, che si interloquisse di più con le rappresentanti eh, delle associazioni di categoria, eh. dei nostri comitati interni, anche di, di imprenditrici, insomma, anche a livello nazionale, proprio per capire come. Eh, Poter aiutare questo, su questo tema le donne, perché comunque è una bella fetta insomma, di lavoratrici. Sono lavoratrici come le altre, poi per carità, anche sul fronte delle lavoratrici dipendenti ci sono sì, delle criticità. Sì, non sono sufficienti mm, nemmeno lì. Per però, carità, uh, però sono molte di più. Sì, è certo, nel lavoro autonomo assolutamente lì siamo proprio a insomma, davvero due pesi e, e due misure. Sì, ecco. sì. Nel tuo caso come hai conciliato? Anche tu hai un figlio, giusto? Io ne ho due. due. Ecco, ne ho due di 12 e 17 anni, ecco, quasi entrambi. Di e... bella età, peraltro. <ride> sì, tra l'altro appunto nati a 5 anni di distanza l'uno dall'altro, io tra l'altro ho fatto la pendolare. Per tre anni con il Valdarno perché seguivo la zona del Valdarno tra il primo e il secondo figlio. Andai a volare avanti e indietro quando il primo aveva un anno e mezzo, due. E quindi quindi tornavo nonni? la sera, lavoravo a tempo pieno. E quindi nonni, ho avuto la, una fortuna enorme, eh? quella di avere i nonni. Eh, li ho mandati all'asilo nido. Eh, credo che siano degli strumenti fondamentali, eh, non solo per aiutare i genitori diciamo appunto ad alleggerire il compito anche ai nonni, ma proprio in questo senso voglio esprimere il mio proprio favore, cioè il mio pensiero positivo in quanto strumento educativo anche per i bambini, cioè come si sta al nido, alla scuola materna secondo me non si sta ecco con gli adulti e con i nonni, c'è cioè la possibilità di socializzare, di imparare dai coetanei, insieme ai coetanei insomma, a giocare, è diritto, per loro è perché... stato molto positivo, eh, ecco, sì, come... certo. però ecco, dal mio punto di vista era una fatica abbastanza importante perché poi tornavi la sera e era comunque tutta una, una situazione da gestire, eh. oltre naturalmente ai sensi di colpa che... Quelli ecco. non ci abbandonano mai. <ride> sì. Ma quelli non ci abbandonano mai anche successivamente. <ride> anche secondo me. Però ecco, non, non, non li dovremmo avere. Ma di fatto, ti, assolutamente siamo in linea su questo. È una insomma. convivenza, <ride> sì. sono dei coinquilini. Secondo me, sono dei coinquilini. <ride> ecco, il, il fattore D che vorrai portare, che stai già portando insomma, nella gestione appunto di questa carica in, in Confesercenti, questo sicuramente è uno dei temi che, ovviamente, però compete più al governo. Nazionale, insomma, vabbè, alla fine anche a quello locale, perché abbiamo visto non, la questione dei nidi, come è andata a finire. Però, insomma, sicuramente non ci si aspetta che sia confedercente a sollevare gli scudi su questo argomento, che poi se lo facesse non no, ci no, sarebbe nulla di male. Il tuo fattore D nel, nel dirigere appunto un'associazione di categoria, quale vorresti che fosse? Cioè, quali sono le questioni un po' più legate, appunto, al lavoro femminile, che secondo te sono rimaste ancora. In evase o che sono uscite ad esempio anche durante il periodo della pandemia, tante donne hanno dovuto lasciare il lavoro. Eh, Perché la... c'era un problema appunto di accudimento e di esatto, assistenza. esatto. Ma io mh, credo che sia, mh, come dire, un, un, una mia caratteristica quella di eh, essere molto diretta e molto poco. Eh, costruita no? nel senso per cui come sono poi mi comporto sia con i colleghi che con i soci che, quindi né bene né male nel senso pregi e difetti però sono fatta come mi si vede ecco non è che ho eh, modi diversi a seconda delle persone con cui parlo no ma a parte i filtri no, a non è che a seconda dell'interlocutore ecco, cambio ah, certo. modo eh, e quindi, boh, ecco, le, le mie caratteristiche sono... Cioè, il fattore D non lo so se c'è un... Se è un fattore D o se è un, se semplicemente un... O un fattore personale, esatto. nel senso, dal punto di vista eh, del, dell'essere a capo di una associazione di categoria, in quanto donna, eh, ha sicuramente fatto sì che, per esempio, ci sia un po' un modo diverso, no? Anche di relazionarsi, nel senso che comunque avere un uomo come direttore um, aveva forse un pochino più di... parte poi ripeto, secondo me era dovuto anche al... cioè il rapporto che per esempio le persone hanno con me è dovuto anche al fatto che io sono stata una collega certo. come tutti gli altri, però che devo ora ho un incarico è un tratto, diverso... È un tratto che ritrovo Valeria, cioè il fattore di... nel appunto, gestire un ruolo piuttosto che sì. un'azienda è più nel, nel rapporto che sì, nel, eh, diciamo, nell'organizzazione del lavoro, cioè eh, la donna sì, porta il, il suo modo di essere nei rapporti personali sì. che poi magari fanno la differenza. Cioè, no, per esempio Piuttosto io che... registro, insomma mi sembra, perlomeno è una mia impressione, insomma ecco di essere molto dialogante, molto come dire disponibile, molt, ascolto molto, mi si, veramente mi si può venire a chiedere, raccontare o a eh, sollevare qualunque tipo di questione, poi non significa che eh, come dire, tutte abbiano una soluzione, eh, certo. tutto abbia, ecco, però eh, in questo senso credo che sia, che sia una caratteristica un po' femminile quella dell'ascolto, mm, dopodiché appunto, ripeto, essendo comunque una situazione che... Tutte le persone attualmente con cui lavoro eravamo in gomito a gomito, per gomito, per gomito fino, sì, per tanti anni fino a poco tempo fa, quindi forse è anche più semplice, eh, non lo so. <ride> Però è, è sicuramente una caratteristica della situazione attuale. Dopodiché, le caratteristiche femminili sono quella di, di riuscire a, a preoccuparsi di tante cose contemporaneamente, eh no? sì. a gestirne tante contemporaneamente sia chiaramente sul fronte privato e lavorativo, ma poi anche dentro all'ambiente di lavoro, quindi cerchi di tenere come un giocoliere <ride> sì. più palle in mano e sì, sì. cerchi di non farle cadere. O le dea cali, insomma, in questo senso. Sì. Ecco, questa propensione all'ascolto, eh, che insomma, a volte purtroppo, qui siamo una domanda un pochino più tecnica e politica, non l'avete riscontrata, ad esempio, nel confronto... Con questa giunta comunale, cioè uno dei ruoli delle associazioni di categoria. Ma viene dal. Infatti, sì, sì, infatti è proprio guarda, E è il motivo per cui mi dispiace <ride> particolarmente. Esatto, immagino. Nel senso che, siccome io mi metto in quel mood, in quella condizione, mood, no? in quella condizione ecco, quando non la riscontro ci rimango male. Ecco, devo forse la verità. più che forse più di qualcuno che questo tratto non ce l'ha così spiccato, cioè, o perlomeno che rimane un pochino più, non dico in superficie, ma nei rapporti un po' più istituzionali, insomma. E... E invece ecco, ho notato appunto un dispiacere particolare nel rimarcare che quando non c'è il dialogo, insomma, ma perché poi, poi forse... non si raggiungono i risultati. Ecco, poi non si arri ecco, eh, arriva. Secondo me io ah. sono perfettamente convinta che i risultati vengono collaborando, anzi, prima si ascolta, poi si collabora e allora si raggiungono i risultati. Anche perché in questo momento storico pensare di risolvere tutto sempre da soli o lavorare in maniera individualista credo che sia un modo faticoso che ti fa arrivare forse tardi, cioè, ecco, nel senso forse qualche risultato lo raggiungi lo stesso, però ci metti più tempo, con più fatica e, e comunque sono sempre azioni meno efficaci, nel senso quello di, eh, di fare le cose insieme o comunque ehm, poi devo dire che non è che con non è un discorso che vale a 360 no, gradi, certo, nel senso eh, ci sono state si situazioni di maggiore collaborazione, ci sono tuttora, ma, situazioni in cui si collabora bene, e, mh, altre no, e poi non, non ci si fa, <ride> nel senso non è che ci spaventa nulla, ecco, in questo devo dire che mh, non ho grandi preoccupazioni o come dire, ecco, eh, come dire... Non, cioè, sta nelle cose, a sì, volte certo. anche nei rapporti no? succede: c'è chi va più d'accordo, chi meno, chi, eh, persone con cui si riesce a dialogare più facilmente perché c'è più sintonia, altre meno. Ma insomma. Però non si molla. Ma non si molla mai, cioè, ma no, questo non si molla mai, ecco, questo è un po' un concetto. Never give up. Dunque. In, in conclusione, eh, vedi che le chiacchierate fra donne passano velocemente, cara Valeria, la nostra è una trasmissione in collaborazione con Pronto Donna, il centro antiviolenza. Sì, anti di cui di faccio parte, tra l'altro. Ah, ecco, ecco, volevo capire, l'impegno appunto dell'associazione, lo abbiamo spesso rimarcato, ma insomma lo vogliamo ricordare. Su questo tema io non mi stanco mai di dire chiedete aiuto, ma qualunque sia la forma di, di violenza... Una delle ultime che abbiamo trattato anche con pronto donne è la violenza economica. Abbiamo parlato di lavoro, di difficoltà. Ci sono donne che eh, sì, sono, sì. sono in una completa sudditanza rispetto al marito. Ci sì. sono delle barriere linguistiche alcune volte, perché sì. è la nostra è una società multietnica, no? E quindi, ci sono barriere di tanti tipi. Ecco. ci sono barriere di età perché dopo tanti anni non si vede come poter cambiare no? Un la, modello propria e la propria condizione, perché poi alla fine, magari lo affronti oggi che hai più di 60 anni e ti sembra impossibile fare una cosa diversa di quella che hai fatto finora, per esempio. Ecco, come vorresti che, che la tua associazione, che in questo caso dirigi, insomma, si impegnasse anche in questo tema? Noi su questo ci impegniamo nel quotidiano, nel senso che abbiamo veramente delle antenne sempre eh, accese. Eh, ci è capitato di collaborare anche attivamente col Pronto Donna per delle situazioni, lo continuiamo a fare. Ehm, la mia vicinanza è anche appunto dovuta insomma al ha una conoscenza una con l'associazione, sì, non perché mi ha riguardato, ma perché no, la no. mia mamma è stata la prima presidente del Pronto Donna da tanti, tanti anni fa e ah, attualmente la... ne fa parte. Il suo nome? È... La so... Lei si chiama Franca Primi, ah, okay. ma ai tempi in cui è nato, insomma, ecco, per cui era... Veramente gli anni. Quindi boh, da figlia 80. hai vissuto la nascita di questa? Sì, era insomma, impegnata <ride> politicamente, poi Anzi ora dentro. ne fa parte perché poi beh, ora è in pensione, ma era psicologa, per cui insomma è rimasta all'interno dell'associazione dell al momento in cui è andata in pensione. Per cui è una vicinanza affettiva anche. Certo. Ecco, poi le, con le persone del Pronto Donna ci conosciamo anche a prescindere dall'associazione e quindi ne faccio parte molto volentieri e, per, e a parte la, questo discorso personale però ci credo profondamente nel senso che è un lavoro che deve essere fatto eh, proprio in maniera diffusa, non istituzionale, basta. Eh, serve sempre la parte istituzionale e certo. politica, perché la parte politica è fondamentale sempre, eh, ma in questo caso è importantissimo proprio tutti i sassolini e le, eh, come dire, le, le, le possibilità di aggancio eh, che si seminano in giro, no? per cui chiunque deve sentirsi impegnato nell'ascolto, eh, non basta proclamare... Chiamate, rivolgetevi. Bisogna essere per primi noi ecco, con la, la capacità di fare anche... Aprire una persona con cui si sta parlando, ecco. bisogna essere sentinelle noi stesse no, nel me territorio. Sì, eh. Secondo me, sì, un Perché po' ciascuno alla fine anche di noi. La vostra noi... categoria insomma, è tanto diffusa, sono eh, veramente dei presidi. I negozi, i servizi che insomma, voi rappresentate, sono davvero dei presidi sul territorio. Sono degli occhi. Sono... Tra l'altro, poi è importantissimo che ci siano persone professionali come le operatrici del Pronto Donna che certo. sanno quello che fare, cosa dire e come intervenire. Quindi. Nessuno si deve sostituire, no, eh. però avere il gancio di qualcuno che segnala e che ti dice guarda, parliamone, ti do una mano. Ecco, poi non devi essere chiaramente eh, te a soluzione No, a anche perché se lo soluzione. siamo detti anche con l'oretta, possiamo fare anche dei danni nel direzione. Assolutamente sì. Assolutamente, però sapere sì. che esiste questo, questa realtà e che può essere contattata per un, anche solo per un'informazione. Eh. Non è detto che poi dietro a una segnalazione ci sia per forza un caso di violenza. Assolutamente. Forse si sì. va a fare quella prevenzione che, magari, in alcuni casi avrebbe fatto. Sì, sì è quella differenza. diffusione di una cultura diversa, no? poi alla fine. Però, bisogna essere attori protagonisti sempre e sentirsi la responsabilità un po' sempre in prima persona. Allora, ci salutiamo tra pochissimo, mi raccomando, rimanete con noi perché al termine di ogni trasmissione, come ci siamo sempre detti, c'è questo messaggio di Pronto Donna che vi, vi ricorda come fare per eventualmente contattare. L'associazione. Grazie a Valeria Alvisi, direttore Grazie di Compreducenti Arezzo. Ci rivediamo per un'altra chiacchierata? Volentieri. Grazie. <ride> Grazie, alla prossima. Dino, chi sono? Come chi sei? Sei bianca, bianca, banca tema. Tema significa terre trusche di Valdichiano e di Maremma. Perché vedi, in questa terra ci sono le nostre radici. Le BCC sono banche di comunità. Vuol dire che per noi le persone sono importanti. La nostra banca è banca cooperativa da più di 100 anni. Infatti è una banca attenta e vicina alla gente comune, come noi. Franchini. Ottica Franchini! Occhiali con le lenti progressive fotocromatiche a partire da 259 euro. Occhiali da vista con le lenti antiriflesso a partire da 99 euro. Occhiali da sole a partire da 69,90 euro. Occhiali con lenti Blue stop per tutti i dispositivi digitali da 129 euro. Ottica Franchini, il tuo ottico di fiducia. Se sei vittima di violenza di genere, chiamaci. Da noi troverai accoglienza, sostegno, protezione. Siamo ad Arezzo, in piazzetta Logge del Grano numero 15. Per informazioni e appuntamenti ci puoi chiamare al numero 0575 35 50 53 oppure puoi inviarci una mail all'indirizzo info-prontodonna.it Ricorda, c'è un numero gratuito antiviolenza e stalking che puoi comporre in qualsiasi momento. È il 1522.